Eccoci qua, benvenute a tutte, buonasera Marta, oggi è un grande piacere per me presentarvi una persona molto speciale che ha recentemente concluso il percorso individuale con me e che ci racconterà un pochino com'è stato per lei. Intanto grazie per essere qui Marta, grazie per la tua disponibilità. Grazie a te Carolina, sono molto contenta di condividere la mia esperienza con te e con le altre persone che ascolteranno questa intervista. Grazie. Vorrei iniziare innanzitutto dandoti la possibilità di parlare di te, no? Di chi sei, di quello che condividi in questo mondo, con quello che fai. Va bene, allora, è una risposta un po' lunga forse, ma la risposta breve è che nella vita faccio l'insegnante di spagnolo in una scuola superiore, però non lo so, è molto di più, quindi nella mia vita mi piacciono anche cose che non c'entrano con il mio lavoro, con la mia professione. E sono tante le mie passioni, e infatti nel lavoro con te abbiamo cercato un po' di metterle un po' in fila, di capirle meglio, di farle esprimere meglio, ma tra queste di sicuro c'è la passione per i fiori, i giardini e anche per quello che è la creatività, il fare le cose con le mani e tutto quello che è la natura, i colori, le stagioni, insomma, tante cose che spesso mi piace catturare attraverso la fotografia. Ok, e ascolta Marta, se tu dovessi condividere con noi un po' quello che la situazione in cui ti sei trovata e che ti ha fatto pensare, ok, voglio iniziare a lavorare con Carolina, quali sono gli elementi che ricordi? Ok, allora diciamo che io mi trovavo nel momento in cui ci siamo incontrate, avevo già cominciato un percorso un po' di ricerca e di esplorazione di quello che sono e di quelle che sono le mie potenzialità e Quindi soprattutto il in tuo ambito. cambiamento era iniziato. Sì, possiamo dire di sì. Per me era stato abbastanza un momento decisivo, il momento in cui ho cominciato a lavorare a tempo pieno a scuola, quando sono entrata di ruolo come insegnante e mi sono un po' resa conto che in tanti anni avevo seguito, come dire, tutte le cose giuste che bisogna fare per arrivare un giorno ad avere il lavoro fisso e quindi l'università e studiare e prendere l'abilitazione, fare il concorso e finalmente ce l'avevo fatta ed ero arrivata alla fine di questo percorso, anche molto bello, ma mi sono resa conto in quel momento che avevo trascurato in questi anni tutta una parte di me, quella forse più creativa, che invece volevo far riaffiorare e riportare a galla. E ancora prima di iniziare il lavoro con te, avevo cominciato a cercarla, questa parte di me, a riconoscerla, ma ero arrivata a un punto in cui sì, avevo letto tanto, avevo visto un milione di video, avevo riflettuto tanto, avevo pensato tanto, però sentivo proprio il bisogno invece di passare un po' all'azione e di mettere un po' in pratica tutte queste cose che stavo capendo di me, quindi finalizzarle a un obiettivo. E lì sei arrivata tu, diciamo. Ok, e quindi quali sono stati i cambiamenti che sei riuscita a sviluppare grazie a questa esperienza con me?
Ma io chiaramente sono molto felice del percorso proprio perché diciamo che ha risposto molto molto bene a quello che era il mio bisogno e alle mie aspettative, nel senso che davvero la sensazione è stata proprio quella di passare un po' dalla teoria alla pratica e quindi di mettere in pratica e in gioco ogni giorno anche con cose piccole, però dei micro cambiamenti che poi sono quelli che effettivamente ci trasformano e ci fanno evolvere come persone, che ci fanno crescere. E quindi sì, credo che questo sia stato diciamo, il risultato forse più importante. Chiaramente poi questo risultato si è articolato in modi diversi, no? E l'altra cosa bella è che questo percorso mi ha aiutato anche a riuscire a vederle queste cose, cioè non dare per scontato le cose che ci circondano, le cose che ci succedono nel positivo, nel negativo, quando cominci a dare effettivamente attenzione a te stesso e quindi alla tua evoluzione, alla tua crescita, ti rendi conto che è poi un processo assolutamente tangibile e quotidiano e questa consapevolezza qui credo che me l'hai data tu nel periodo che abbiamo lavorato insieme, no? Poi magari sono cose anche semplici e apparentemente piccole, però la bellezza sta proprio nel riuscire a vederle e coglierle. Ecco. Grazie, grazie per queste belle parole, Marta. Ascolta, dal punto di vista pratico, no, hai ottenuto anche dei grandi risultati, no? E dal punto di vista lavorativo, non so se ti va di condividere con noi, no, il progetto che hai iniziato, no, di cui sono estremamente felice e di Sì. cui attendo i frutti. Sì, forse la cosa più clamorosa, dico clamorosa perché proprio sembra arrivata dal cielo, invece credo fermamente che sia anche il frutto di questo dare attenzione, di questo lavoro che in qualche modo, come dire, attrae alla fine a te le cose con cui vuoi risuonare e che ti fanno felice e ti fanno stare bene in linea con quello che poi può essere il tuo proposito, no? E per me è stato un progetto molto bello a cui ho cominciato a collaborare e che porterà avanti ancora per parecchi mesi. Mi hanno chiesto di seguire un progetto fotografico di un giardino che dovrà seguire e ritrarre questo giardino nell'arco delle 4 stagioni dell'anno e per me è una cosa bellissima e anche proprio il fatto che sia anche un progetto a livello professionale per me è stato un grandissimo risultato perché questo mio lato artistico si sentiva sempre un po' mutilato del riconoscimento anche esterno e invece sì, ho sempre fatto molte foto, mi è sempre piaciuto molto, ma l'ho sempre anche considerato un hobby, una cosa mia e che le altre persone non fossero, come dire, particolarmente interessate. Invece questa cosa molto recente è stata proprio, come dire, una illuminazione bellissima su come invece queste cose arrivano e non lo so, era il momento giusto evidentemente, non so se è un caso, ma credo di no. Di sicuro nel momento in cui mi è stato proposto, ho sentito di avere anche la possibilità di accettare una proposta come questa. E anche questo non è una cosa che do per scontata, perché a volte, soprattutto le cose belle, ci fanno anche molta paura e quindi bisogna essere anche pronti a dirgli questi sì.
mi fa comunque paura perché è una cosa bella e è una responsabilità, però certo. Il percorso con Carolina è stato proprio, devo dire, perfetto nei suoi passaggi, quindi dall'imparare anche a sentirsi sicuri nel saper vedere questa bellezza che ci circonda, nel saperla anche accoglierla. Adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, però è stato sicuramente proprio un lavoro di squadra questo progetto, e non smetterò mai di ringraziare Carolina per avermi aiutato anche in questo. E io ti ringrazio di te, no? Perché come dicevi appunto è stata un'esperienza che abbiamo co-creato insieme, no? Quindi è stato veramente un piacere, un privilegio poter lavorare insieme e poter arrivare a questo grande risultato che appunto porterà prima di tutto alla condivisione di quelle che sono le tue doti, no? E poi dal mio punto di vista anche sempre una grande soddisfazione quando c'è la possibilità di riprendere l'investimento che è stato fatto, no, nel lavoro con me, quindi è veramente un aspetto molto positivo. Assolutamente, e un'altra cosa molto giusta che vorrei sottolineare è quello che tu dicevi della co-creazione. Nel senso che è fondamentale, cioè sono fondamentali entrambe le parti, non è un tipo di lavoro che né che puoi fare tu da sola e infonderlo a noi per non lo so, carta ricevuta, e tantomeno è una cosa che allora, le nostre possibilità sono illimitate, però credo che il fatto di avere comunque una guida, ma anche proprio una compagna di avventure che è lì, che sostiene, che come dire, guarda i tuoi progressi, che ci crede con te, è assolutamente fondamentale è importantissimo, e io credo che era proprio una delle cose che mi mancavano, cioè Carolina hai, come dire, colmato anche una sensazione un po' di solitudine, ma proprio nell'avere qualcuno con cui condividere la propria evoluzione. No? Ma in termini molto, molto specifici, qualcuno che è lì settimana dopo settimana che ti chiede com'è andata, e sembrano cose che probabilmente, no, abbiamo tutti amici, familiari che comunque ci ascoltano loro malgrado, però non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. E, come dire, è una presenza però mirata e soprattutto molto anche consapevole, quindi sa proprio anche guidare, sai proprio guidare nella giusta direzione, e per certe cose, come ne abbiamo parlato, no? Anche il fatto di parlare con qualcuno che sa come ti senti, che magari ci è già passato e che ha analizzato e studiato anche tutta la parte teorica che ci può star dietro a quello che sentiamo, è sicuramente un aiuto preziosissimo che non arriva da altre figure. Poi è chiaro che ci sono, però fanno un lavoro, tra virgolette, diverso, no? E c'è anche un senso di corresponsabilità, no? Quindi il fatto di avere qualcuno che comunque, cioè il fatto di prefiggersi degli obiettivi, avere qualcuno che è lì che guarda con te a che punto sei, cosa è andato bene, cosa è andato meno bene, è davvero molto, molto importante. Grazie, mi piace molto il fatto, no, che tu mi abbia definito come una compagna, no? Perché credo fermamente che sia finita l'era degli insegnanti, dei maestri, delle maestre, ma ora sia proprio il momento che ognuno di noi entri in questo ruolo e faccia partire da se stessa
i propri insegnamenti. Quindi appunto ti ringrazio per aver sottolineato questo piccolo particolare che per me è fondamentale, no? Sì, e lo dico da insegnante. No, sono proprio figure diverse, appunto di insegnanti ce ne sono tanti, però è proprio una figura diversa e magari se ne parla tanto ultimamente, però come dire, anche la sensazione di far parte di una comunità, anche il fatto che esista questo stesso gruppo Facebook è importante. Poi io per prima magari non sempre riesco a partecipare in diretta, però so che c'è e so che le persone lì dentro in qualche modo, non so, vivono qualcosa di simile a quello che vivo io. E di nuovo, sembra una cosa banale perché di gruppi Facebook ce ne sono tantissimi, però questo è stato come dire, c'è una cura dietro, è proprio un senso di comunità, di sorellanza che mi piace molto, anche tutto il fatto che sia tutto al femminile, dobbiamo anche un po' ritrovarci al di là che individualmente anche come comunità, come gruppo, e il lavoro di Carolina va in tutte queste direzioni, a me sembra una cosa meravigliosa, veramente se non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma ci ha già pensato da sola. Senti Marta, per concludere questa chiacchierata, appunto rivolgendoci a queste persone che seguono questo gruppo, che seguono il mio lavoro, che hanno la curiosità, no, di entrare un po' in questo tipo di attività, hai qualcosa che vorresti condividere, consigliare, dire? Forse troppe cose, però in generale, cioè, consiglio a tutti di seguire un percorso con Carolina, proprio perché è un regalo che ci possiamo fare, che forse ci dobbiamo fare tutti, perché siamo tutti un po' in cammino ed è... Penso che ormai non solo un diritto, ma è un dovere un po' ricercare quella parte di noi che brilla di più, che ci rende felici, che ci fa svegliare la mattina con il sorriso e con una carica energetica altissima. Lo dobbiamo a noi stessi in primis, ma anche alle persone che ci vivono accanto, e credo che il risultato di tante persone felici sia sicuramente un mondo migliore e veramente potrebbe essere un bellissimo inizio farlo anche con l'aiuto di Carolina e tutto il supporto di altre persone che stanno facendo lo stesso tipo di cammino, no? È un'avventura davvero molto bella e per me è stato veramente magico, e quindi non posso che augurarvelo anche a voi. Grazie tante Marta, ti ringrazio veramente di cuore per aver avuto il coraggio di essere qui e di condividere, anche per tutte le belle parole che hai espresso. Quindi grazie tante, e grazie a tutte le persone che ci hanno seguite. E a presto. Grazie a voi. Ciao.